Lavoriamo Gesù, tu non cambi mai, tu sei sempre lo stesso, sei Dio e Dio è immutabile, noi cambiamo sempre perché siamo mutevoli. Stabiliscici Gesù nel tuo amore, nella tua carità. Fissaci in te, oh Gesù, con un adesivo così forte da non poterci staccare più. Signore Gesù, noi ti adoriamo questa mattina qui, ma ti adoriamo dentro il nostro cuore, nella nostra vita. Come tu sei qui in mezzo, in questo salone, resta così nel centro della nostra vita, al centro del nostro cuore. Fa che ti intronizziamo dentro la nostra vita e dentro il nostro cuore, perché sei tu a regnare, a illuminare, sei tu a muovere. Gesù, fuori di te non c'è salvezza. Proclamiamo questa mattina che tu sei al centro della nostra vita e vogliamo lavorare perché tu sia al centro della vita sociale, della vita familiare, della vita del mondo. Venga il tuo regno, Signore, venga il tuo regno, Signore, venga il tuo regno, Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Popolo mio, a voi si è legato il mio cuore, a voi che non avete nome tra gli uomini, a voi si è legato il mio cuore e i vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Non cancellate il vostro nome, quello che ho scritto nel libro della vita. Rendete sicura la vostra elezione, popolo mio, che stai attorno a me, prostrati davanti a me, io sono il tuo Dio, lasciati insegnare da me, perché io ti insegno la via della vita, lasciati amare da me, perché coloro che amo saranno in eterno con me. Signore Gesù, tu ami questo popolo, tu vuoi che questo popolo sia tuo, tu non hai preferenze di persone, perché tutti sono nati dal tuo sangue sulla croce. Per tutti tu hai dato la tua vita e chiunque accede a te ha la porzione del figlio. Signore, non c'è preclusione per nessuno perché tu ami tutti, non c'è preferenza per nessuno perché tutti siamo tuoi figli. Oh Gesù, resta qui in mezzo a noi e da tutti di potersi avvicinare a te, attingere da te la vita. Gesù, noi ti adoriamo in questo momento, perché noi ci amiamo tra di noi, perché questa è la tua volontà, e formiamo così la tua umanità, dove tuo capo possa regnare. Lode e gloria a te, oh Signore. Canto. Voglio dire nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano sette flagelli, gli ultimi, poiché
con esse si deve compiere l'ira di Dio. Vide pure come un mare di cristallo misto al fuoco, e coloro che avevano visto vinta la bestia e la sua immagine e il numero del suo nome stavano zitti sul mare di cristallo, accompagnando il canto con le arpe divine, cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o Re delle gente. Chi non temerà, o Signore, e non ti glorificherà il tuo santo nome? Poiché tu solo sei santo, tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Signore, noi vogliamo cantare il cantico di Mosè, il cantico della vittoria tua sul mare, sul faraone, sui nemici che ci tenevano schiavi. Vogliamo cantare il canto nuovo, o Signore, il canto all'agnello immolato. Signore, noi vediamo i tuoi flagelli camminare per il mondo. Tu hai spedito 7 angeli con 7 flagelli e 7 coppe dell'ira tua da versare sul mondo, e il giorno del tuo giudizio sulla bestia e su tutta l'iniquità di questo mondo. Ma noi siamo i salvati, vogliamo rimanere i salvati, o Signore, e vogliamo cantare il canto della liberazione, il canto della vittoria. Vogliamo cantare a te, agnello immolato, che ci ha riscattato con il tuo sangue, e vogliamo rimanere fedeli a te, cantando l'alleluia della vita. O Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te, noi porzione della tua Chiesa. Vogliamo cantare a te, agnello immolato per noi, e vogliamo unirci al canto degli angeli che cantano a te, mentre i 7 angeli versano i tuoi flagelli nel mondo. Signore, gli angeli sono partiti dal tuo trono e già versano le coppe dell'ira tua sulla terra, ma noi che crediamo in te siamo i salvati. Noi che crediamo in te, o Signore, siamo qui pronti a cantare insieme con gli angeli e con i santi, perché tu sei la vittoria nostra. Vogliamo stringerci a te mentre tutto va in rovina, perché abbiamo saputo che soltanto tu sei il Signore. Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo l'incendierà, dice il Signore degli eserciti, in modo da non lasciare loro né radice né germoglio. Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici, e voi uscirete saltellanti come vitello di stalla. Calpesterete gli empi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Voi allora comprenderete la differenza che passa, se è giusto e l'empio, tra chi serve Dio e chi non lo serve. O Signore, tu prepari il giorno dell'ira, ma noi siamo coloro che appartengono al giorno della luce. Noi abbiamo creduto a te e vogliamo restare con te. Vogliamo restare nella fede, perché il mio giusto vive di fede.
Noi ormai comprendiamo la differenza che passa tra chi crede e chi non crede. Chi crede è salvo, chi non crede è già condannato. Amen. Desideriamo l'interiore di luce e di conversione. Il Signore vuole che noi ci convertiamo. Questa è l'opera della salvezza, convertirci seriamente a Lui, convertirci con tutto il cuore e camminare nella sua strada, che è strada di luce. Alleluia. Ringraziamo il Signore perché la sua parola scende nei nostri cuori e costruisce la nostra vita. Guardate, fratelli e sorelle, quando ascoltiamo la parola di Dio, dobbiamo lasciare spazio a questa parola. Spazio tale da costruire su questa parola la nostra vita, perché se scufoliamo sulla sabbia che siamo noi, quando poi viene la tempesta, la nostra abitazione crollerà. Ma se noi fondiamo sulla parola di Dio che ascoltiamo, la nostra vita, se ci lasciamo influenzare dalla parola, animare dalla parola, sorreggere dalla parola, se cioè la parola è al fondamento della nostra vita ed è nutrizione continua della nostra vita, allora la nostra costruzione sarà solida e resisterà alle intemperie. E allora che noi costruiamo l'uomo dentro di noi, fatto secondo giustizia e verità, l'uomo che sarà reso immortale nella gloria. Per cui questo momento in cui noi ascoltiamo la parola di Dio è un momento fondante nella nostra vita, più che il momento della testimonianza, è il momento delle guarigioni. Ossia, il punto più importante è l'ascolto della parola di Dio in una riunione di preghiera. Ringraziamo il Signore che non ci lascia mancare la sua parola, il suo alimento, sia nella forma eucaristica, sia nella forma della parola stessa.